reminiscenza di un paese. Siamo al countdown finale. Come si è preparata l'Ansia Nazionale in vista di questo incontro, visto comunque anche la partecipazione di moltissimi sindaci? Ma mi sembra che sia una manifestazione riuscita, perché è piena di gente, di sindaci, donne, giovani, ragazzi e persone che da tanto tempo si dedicano all'amministrazione. È una manifestazione importante perché siamo in una fase di assoluta emergenza dove è necessario che le istituzioni tutte diano delle risposte. Questo non vuol dire che i comuni sono meglio o peggio dello Stato, sono contro il governo, ma è necessario che il governo adesso faccia veramente una mossa in avanti e consenta ai comuni di poter pagare le imprese. Come ha detto Del Rio, chi lavora ha diritto ad essere pagato. Una volta le imprese morivano di debito, adesso muoiono di credito, che è una cosa assurda, e questo va cambiato e la manifestazione di oggi serve a questo. Sembra che ci sia un'apertura da parte del governo, c'è motivo di essere ottimisti? L'intervista di Grilli che ho letto ieri è un'intervista positiva. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri e vedremo se ci sono delle risposte conseguenti. Ieri io come primo firmatario, ma insieme ad altro gruppo di parlamentari, abbiamo presentato un disegno di legge che consente di sbloccare subito 10 miliardi di pagamenti alle imprese. Non vogliamo essere supponenti, ma insomma il governo sa lavorare bene e conosce bene i testi normativi, però da lì si può già partire, non ci vorrebbe molto a fare un decreto legge. Si parla di cambiare le regole del patto, si può avere una brevissima summa cosa in particolare avrebbe cambiato? Ma bisognerebbe fare quello che si fa in Europa, cioè chiedere ai comuni di avere un equilibrio di parte corrente, cioè vuol dire che le entrate per pagare i servizi sono sufficienti a coprire le uscite per i servizi stessi, mentre per fare le opere pubbliche bisogna fare i mutui, bisogna fare debito. Oggi purtroppo non funziona così, perché i comuni sono costretti a migliorare ogni anno il saldo sul conto corrente, e questo saldo, quello che avanza, non resta ai comuni, non resta alla comunità, ma se lo prende lo Stato. Questo non va bene, questo in parole povere è quello che noi vogliamo cambiare, ripeto, per avere nei comuni italiani le stesse regole che oggi hanno i comuni tedeschi, quelli francesi e quelli inglesi. Perfetto, grazie mille.